Buonasera a tutti, tutti i panteschi e tutti gli amanti dell'isola di Pantelleria. Siamo arrivati alla fine dell'anno, quest'anno si chiude, per tanti sicuramente finalmente che si chiude, perché è stato un anno, diciamo, da molti punti di vista pesante, ci ha colpito in diversi modi. Sia con la questione Covid, del quale poi vi dirò la situazione attuale, ma anche con quella che è stata quella disgrazia capitata a 10 settembre con il tornado o tromba d'aria che dir si voglia. Quindi un anno sicuramente non positivissimo, dove tutti ci siamo chiaramente rimboccati le maniche per cercare di portare le nostre vite avanti con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. La situazione Covid, come vedete, non è cambiata. Diciamo che un cambiamento c'è, soprattutto grazie al fatto che le vaccinazioni hanno dato dei risultati. Perché è vero, abbiamo tantissimi casi in tutta Italia, record di casi, ma abbiamo sia le ospedalizzazioni, le terapie intensive e soprattutto quella più grave, deceduti, di gran lunga più inferiori, ma tanto più inferiori, rispetto agli stessi periodi, o meglio ai picchi che ci sono stati nelle varie ondate che abbiamo subito nel 2020-2021. Quindi una situazione sicuramente pesante, però da un punto di vista, diciamo, della gravità, se guardiamo appunto le ospedalizzazioni, sicuramente migliore. Questo ci fa chiaramente riflettere sulla questione vaccinazioni, cioè Pantelleria ha un altro livello di vaccinazioni, sulle terze dosi si sta rispondendo bene, però è chiaro che dobbiamo tutti fare un passettino più avanti e cercare di proteggerci il più possibile, perché il rischio del Covid è comunque è dietro l'angolo e questo è dimostrato dal numero esagerato di contagi. Ad oggi i dati ufficiali sull'isola di Pantelleria, che mi sono stati dati dagli operatori sanitari nostri, sono di 44 positivi accertati con il molecolare. Sostanzialmente tutti stanno bene, diciamo, non ci sono rischi di ospedalizzazione. Questa è una cosa che ci fa stare, diciamo, nella gravità, ci fa stare sicuramente meglio. È stato, come ho detto, un anno pesante, quindi ci auguriamo che il 2022 possa essere migliore. Le restrizioni ci sono, se vi ricordate, non sono come lo scorso anno, però noi dobbiamo fare, come si dice, un passo ancora più avanti. Ci sono i festeggiamenti, bene, cerchiamo di stare in famiglia, come io ho raggiunto i miei figli per stare con loro, perché è giusto così che le feste vengono fatte con i familiari, però cerchiamo per quanto possibile di evitare di fare, diciamo, quegli assembramenti esagerati che, ahi noi, ci fanno male non poterli fare, ma che in questa situazione di difficoltà è meglio evitare. Quindi questo perché dobbiamo poi passare un 2022 più sereno possibile e sicuramente migliore del 2021. Quindi il mio augurio è a tutti voi, ai vostri familiari, a chi volete bene, ma anche a chi ci vuole male, perché alla fine questo è il capodanno di tutti, fine anno e poi il capodanno è di tutti, sia quelli che vogliamo bene che quelli che non ci vogliono bene. Quindi per questo dico un augurio forte a tutti,
se possiamo evitiamo i botti a fine anno, non tanto per il pericolo che possiamo causare, perché questo basta poco per, lo sentiamo nei festeggiamenti ogni anno, quello che può succedere, ma soprattutto perché per avere, diciamo, un po' più di rispetto per i nostri animali, che comunque dai i botti comunque non li fanno sicuramente stare bene. Si può festeggiare con un bicchiere di vino, il nostro vino, sia il nostro bianco che poi a fine cena con il nostro passito naturale, quindi non liquoroso, lo lasciamo agli altri, e guardiamo al 2022 con occhi di speranza. Quindi auguri a tutti voi, vi abbraccio tutti e ci vediamo nel 2022.